È l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, e sto registrando questo video perché appunto finisce l'anno, facciamo un po' il punto della situazione e quello che deve avvenire nel futuro. Del canale ovviamente, figuriamoci di altro. La prima cosa che mi viene da dire è che il canale potrebbe subire un cambiamento radicale dal punto di vista dei caricamenti. Non tanto per quanto riguarda la frequenza, che potrebbe essere discontinua, nonostante io da ottobre più o meno stia cercando di caricare un video al giorno o anche più. Tipo a novembre ho caricato anche 3 volte al giorno, è successo con delle clip, ma comunque sempre caricamento è. Stavo pensando insomma di fare una cosa che mi ero prefissato di fare nel lontano 2015-2016. Era il periodo in cui iniziai a portare la hack ROM di Metapod 23, che ora ha cambiato anche nome. Era una hack di rosso fuoco e verde foglia. Durante quel periodo appunto caricavo qualsiasi tipo di hack Pokémon, anche hack che non meritavano assolutamente di essere caricate, però Pokémon era quello che volevo portare sul canale. Solo Pokémon, e quindi portavo quanto più materiale possibile di Pokémon, anche per far avvicinare un pubblico, insomma, che amasse questo brand. Il problema è che non mi piace solo Pokémon come videogioco, però mi piace il videogioco come arte, perché non è che sono Andre Link sul canale, io sono sempre Andrea, nonostante abbia un nome diverso sul canale. Però mi piace giocare videogame anche nella vita vera. Gioco qualsiasi cosa mi passi per la testa, a volte va sul canale, a volte no. Però il canale è, diciamo, la mia fonte principale sulla quale scarico quasi tutto il tempo libero che ho, tra registrazione e video editing, che se io potessi eliminare la registrazione e fare solo video editing sarebbe tutta un'altra storia. Punto è che io passo il 90% del tempo libero per il canale. Il punto del discorso è che io ho portato tantissima roba diversa sul canale, e quello che mi ha appunto fatto crescere con i numeri sono stati 2 giochi in particolare di level 5, ovvero Yo-Kai Watch prima e Inazuma Eleven dopo. Inazuma Eleven, che tra l'altro all'inizio non andava neanche troppo, e poi YouTube me l'ha spinto come se non ci fosse un domani, e io me lo sono un po' bruciato perché caricavo praticamente a raffica Inazuma Eleven. Finivo la serie, facevo passare una settimana dove facevo respirare un po' il canale con altri video, e poi boom, di nuovo Inazuma Eleven a palla. Con Yo-Kai Watch è stato un po' lo stesso. Caricavo la storia, finita la storia, un paio di giorni di assestamento e poi via di post-game, che comunque sia Yo-Kai Watch ha sempre un post-game bello ampio. Non è che ora io stia rinnegando il voler portare giochi come Inazuma Eleven e Yo-Kai Watch, mi piacciono ancora. Però cosa volevo fare nel 2015-2016, insomma, in poche parole? Volevo far diventare il canale monotematico. Non del tutto, ma quasi. Volevo portare principalmente contenuti a tema Pokémon, però avevo in mente anche rubriche, a quel tempo rubriche che sono poi iniziate e non concretizzate però anni dopo. Una delle tante era Top, la rubrica che magari è quella che più vorrei spingere durante il 2022 per quanto riguarda Pokémon e non solo. Perché quando uno dice di voler fare un canale monotematico, allora la gente dice, ma no, ma porti solo quello, io mi sono iscritto per altre cose. Sì, è vero, però il problema è che a me non interessano più i numeri. Non sono mai stato interessato veramente ai numeri. Però è vero che quando vedevo che raggiungevo quasi 200.000 visual con solo Yo-Kai Watch, insomma, mi faceva piacere raggiungere un certo numero di visual su un canale che non contava neanche 2.000 iscritti al tempo. Cioè, ci rendiamo conto, neanche 2.000 iscritti, 200.000 visual. Io ho già pianificato cosa portare nel 2022 e cosa no, perché ci sono titoli che escono sicuro, e quindi già so cosa portare, un let's try, un let's play, un che cavolo me ne frega. Quindi so cosa portare già in parte, ma altre cose no. E quelli saranno un episodio, non una serie. Quindi voglio mettermi l'anima in pace e giocare Pokémon e basta. Voglio solo giocare Pokémon. Mi piace Pokémon, voglio portare solo Pokémon. E quando
se mai usciranno in un futuro prossimo un nuovo Yo-Kai Watch in Italia, perché oramai Yo-Kai Watch 4 è stato registrato, Yo-Kai Watch Gem è stato registrato, ma non se ne sente più parlare dopo quel famosissimo video che ah, qua stiamo reclutando traduttori, sì, ma per quale gioco? Megaton Musashi? Che in Giappone Megaton Musashi è un mecha, quindi figuratevi se non vende. From Software ne sa. Sì, quelli di Dark Souls hanno fatto un botto di mecha prima di fare quello che conosciamo oggi. Quindi alla fine potrebbe anche essere Megaton Musashi, perché ah, ma in Giappone vende, portiamolo anche in Europa. Eh sì, in Giappone vende, in Europa no. Quindi, in parole povere, più Pokémon sul canale, quando uscirà una serie importante che ho già portato in passato, tipo un possibile nuovo Inazuma Eleven che dovrebbe uscire nel 2023, uno Yo-Kai Watch che esce, non esce, non si sa. Allora sì, ci sarà la serie sul canale, perché sono stati una grande parte, non solo della mia adolescenza, ma anche del mio canale. Per quanto riguarda invece una serie che avevo detto sarebbe uscita a gennaio, sto aspettando che arrivi una cosa per portarla in italiano. È intuibile cosa sto aspettando, anche perché l'hanno annunciato tempo fa sul canale Telegram, chi di dovere l'ha annunciato. Quindi aspetto che ci sia questa notizia, quando danno l'ok io inizio a portare la serie. Febbraio? C'è Leggende Pokémon in uscita, non penso proprio. Marzo? Probabile. Marzo è più probabile. Comunque volevo fare il video giusto per farvi sapere a cosa state andando incontro nel prossimo anno youtubiano, ok? E un'ultima cosa per quanto riguarda le live. Non penso farò live nel 2022, non con questi numeri. Mi spiego. Ho detto e stradetto, non mi interessano i numeri, ma se io porto in live, e l'ho fatto, un gioco che non interessa a nessuno, tipo Alex Kidd in Miracle World, e stiamo io a giocare e quattro persone a guardare, quattro cadaveri, perché la chat era morta, non è che è tanto piacevole. Perché sì, lo streamer magari può fare battute, può metterci il suo, può essere esuberante quanto vuole, magari sta in un punto bloccato e non riesce a superarlo perché il gioco è stronzo. Però sono i persone in chat neanche, che non interagiscono neanche più tra loro. Passa la voglia. Perché le live vengono fatte proprio per interagire col pubblico, non solo per portare il gioco e stare lì a far vivere un'esperienza a chi non ha o chi non può permetterselo. Quindi capite che se la chat è morta e ci sono 10 persone a guardare, insomma, non è proprio piacevole. Ad ogni modo, questo è l'ultimo video del 2021. Da gennaio ricominceranno comunque sia. Continuerà e finirà il post-game di Diamante Lucente e Perla Splendente. E aspettiamo Leggende Pokémon Arceus. E come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, per essere stati con me in questo 2021 un po' particolare. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye.